Signore, prima col canto, adesso con la nostra presenza orante, col nostro cuore che palpita d'amore per te. Noi ti adoriamo, noi ti benediciamo, noi ti glorifichiamo perché tu sei il nostro Signore, tu sei il nostro Dio, tu sei il nostro tutto. Ti vogliamo adorare in questo posto speciale per chi è di questo paese. Per i benvoltesi questo è un posto speciale, fratelli miei. Qui è nato il paese. Dal Baglio, che già nel 600 qui esisteva, a poco a poco si sono costruite case, stalle, magazzini ed è cresciuto il nostro paese. E la prima chiesetta che Belmonte ha avuto, forse lo sapete, l'ha avuta qui. Già a metà del 600 c'era una piccola cappella dentro il Baglio dove Gesù si incarnava nell'ostia santa, perché in quella chiesetta si celebrava la messa per i braccianti della famiglia afflitta. Poi passò il feudo alla famiglia dei principi di Belmonte, ma inizialmente la proprietà in quell'epoca era degli afflitti e gli afflitti coltivavano qui queste terre. Qui ci avevano i contadini e, come si usava all'epoca, l'assistenza spirituale non era trascurata. Veniva un sacerdote nei giorni festivi a celebrare messa qui. Non sappiamo dove fosse la cappella, in che parte di questo terreno che abbiamo sotto i nostri piedi, ma sappiamo che la prima messa che fu celebrata a Belmonte fu celebrata qui. La Santa Eucaristia fu celebrata qui. Quindi oggi, Gesù, tu ritorni dopo 250 anni, anzi 350 anni, ritorni lì dove ti sei incarnato per la prima volta. Chiediamo questa sera una grazia grande a Gesù, fratelli miei, che Belmonte riscopra le sue radici cristiane, che Belmonte si costruisca intorno a Gesù Cristo, che i cuori avvolgano Gesù come questi veli di quest'altare, che le famiglie del paese ritornino al Signore, che le istituzioni ritornino al Signore, che il Signore sia veramente il centro, il fulcro della vita di questo paese, perché solo Gesù è salvezza, solo Gesù ci salva. E se noi vogliamo salvarci come singoli, come famiglie, come paese, dobbiamo tornare al Signore, perché solo tu, Signore, hai parole di vita eterna. E noi abbiamo creduto che il Figlio di Dio sei tu, ecco perché siamo ai tuoi piedi. Allora, Signore Gesù, questa sera vogliamo invocare lo Spirito Santo su ciascuno di noi, certamente, ma anche su tutti i nostri parrocchiani, su tutti coloro che sono stati battezzati nel nome di Gesù, che in un certo qual modo ti appartengono, e soprattutto su coloro che sono più lontani da te, perché con la vita purtroppo ti hanno crocifisso, ti hanno rinnegato. Allora, fratelli miei, mettiamoci in piedi, e anche questa sera invochiamo lo Spirito di Gesù che scenda con potenza nei nostri cuori, scenda con potenza sul nostro paese e lo converta e lo attiri al suo cuore e faccia fiorire fraternità, umiltà, perdono, fede, speranza e carità. Solo Dio può fare questo prodigio, solo lo spirito di Yahweh, la Ruach Yahweh, il soffio di Dio possono operare questo prodigio. Desideriamolo. Prima di cantare e recitare l'inno,
ognuno di noi nel cuore desideri per sé e per tutto il nostro paese una effusione di Spirito Santo che ci cambi in meglio, che ci cambi radicalmente, che ci purifichi distruggendo tutto quello che non è di Dio e costruendo tutto quanto gli dà gloria e onore. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica il riposo, nella calura il riparo, nel pianto conforto. Invadi nell'intimo il cuore dei fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
ancora ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Thank you.
vieni con la tua potenza. Vieni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, qui tu creasti pecto. Possiamo sedere, fratelli miei, benedetti dallo Spirito di Dio, sediamoci davanti a Gesù, nostro Maestro, almeno chi può farlo, ma tutti, dopo averlo invocato, nostro Dio, al quale abbiamo chiesto il dono dello Spirito, che dal Padre, per suo mezzo, arriva a noi, e con Lui arriva a noi, sediamoci per ascoltare il Maestro interiore che è lo Spirito, e il Maestro esteriore che è Gesù, che attraverso i sacerdoti, ma attraverso tutta la Chiesa, continua a parlare alle generazioni che si susseguono nella storia, per svelare a tutti il senso della vita, per evitare che viviamo come pecore matte che vanno a destra, a sinistra, sopra, sotto, che si agitano, che corrono, che perdono tempo ma non hanno una direzione. E quante pecore matte ci sono oggi in giro. Cerchiamo di vigilare sulla nostra condotta per non essere anche noi pecore matte che non sanno chi seguire, che non sanno dove andare. Noi vogliamo riconoscere ogni giorno Gesù come buon pastore da seguire. Non vogliamo essere pecore matte, ma pecore sagge. E questa sera siamo qui per questo. La maggior parte di noi è qui perché sa chi deve seguire, vuole seguire il Signore. Forse qualche altro è qui per caso o, se volete, per provvidenza, perché non penso che il caso esista. Ascoltiamo il Maestro, ascoltiamo Gesù. Questa sera ha qualcosa di importante da dirci, anche questa sera una parola per me e per te che ascolti. Ascoltiamolo dopo aver invocato il Maestro interiore, in modo tale che quanto Gesù ci dice, il Maestro interiore, lo Spirito, lo confermi nei nostri cuori. Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. E il padre lo accontentò. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto in quel paese, venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandava nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse: o quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza, io qui muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi garzoni. Partì
e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi, portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era perduto ed era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a fare festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno chiamò un servo e si informò. Il servo gli rispose: è tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha avuto sano e salvo. Egli si arrabbiò e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo, ma lui rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito il tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per fare festa con i miei amici. Ma ora che questo figlio che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa ed allegrarsi, perché questo tuo fratello era morto e tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Parlavamo di pecore pazze, di pecore matte. Ecco, in una famiglia ce n'era uno, quel giovane che la tradizione chiama figlio prodigo, cioè uno che spende tutto senza criterio. Una pecora matta, sì. A casa non gli mancava niente, aveva una bella famiglia, amato dal padre, un padre molto buono, come vedete, molto saggio. Stavano bene anche economicamente, ma questo ragazzo aveva tanti grilli per la testa. Quello che aveva non lo sapeva valorizzare. Era la ricerca della novità, dell'ultima moda, dell'ultima emozione. Quanti sogni aveva, quanti desideri da realizzare. Disprezzava quello che era per seguire un ipotetico quello che doveva essere. Ed ecco allora che vuole lasciare la casa, le sue radici, suo padre che lo ama, non capisce niente, disprezza quello che ha e parte. Il padre misteriosamente, in modo, se volete, anche sconcertante, rispetta la sua libertà. Questo parte perché ciò che troverà sarà migliore di ciò che ha. Il ramo ultimo è migliore della radice profonda. Parte e comincia nei primi giorni ad essere giorni felici. Avrà pensato che finalmente questa è vita, finalmente, non come era prima, non come era a casa di mio padre, no, a casa mia che c'era ordine, bisognava lavorare, bisognava compiere doveri, bisognava fare tante cose. Qui faccio quello che mi piace, qui mi diverto, qui ho tutto. Banchetti, donne, amici cari. E per alcune settimane tutto andò bene. Ma togliendo soldi dal portafoglio,
o se volete dal sacchetto come si usava all'epoca, togliendo e non mettendo, prima o dopo si tocca il fondo. I portafoglio di oggi o i sacchetti dell'epoca non sono sorgenti di denaro, ma sono soltanto contenitori. A un certo punto non ha più soldi. Cominciano a finire i banchetti, cominciano a finire le donne, comincia a finire il vino, cominciano a sparire i cosiddetti amici. Si trova povero e solo. Non ha il coraggio di tornare subito indietro. Allora l'orgoglio che continua: beh, mi metto a lavorare, non ho bisogno di nessuno. Ma che sapeva fare? Era stata una vita a casa, una casa di benestanti, non sapeva fare niente, non aveva nessun mestiere. L'unica cosa che trovò era fare il mandriano dei porci. Chi aveva i porci gli dava la mattina quegli animali e lui con un bastone doveva portarli in campagna per farli saziare di erbe e poi riportarli la sera nella stalla. Un lavoro che tutti possono fare, ma un lavoro sottopagato, un lavoro che oggi corrisponderebbe a un lavavetri, e forse anche peggio, perché il lavavetri magari a fine giornata si trova con qualche decina di euro. Questo niente. Questo neanche riesce a fare in un giorno quello per un pezzo di pane. Tanto che la sera ai porci danno le carrubbe e lui vorrebbe saziarsi di carrubbe, ma manco glielo permettono, perché il padrone è spietato, vuole che ingrassino i porci e non il sero. Che situazione! Dalle stelle alle stalle. Comincia giustamente a pentirsi, a vedere, a pensare. La fame, il bisogno, l'umiliazione gli fanno pensare alla casa paterna. Lo fanno tornare con la memoria alle sue radici profonde. E allora decide: mi alzerò domani mattina e andrò da mio padre. E gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono degno di essere chiamato tuo figlio. E così fa. Ma quel padre buono che non l'ha mai dimenticato, quel padre che guarda sempre la strada da cui è andato via, quel padre che ricorda con tristezza che l'ultima volta lo aveva veduto di spalle, adesso lo vede di faccia, ma lo vede completamente diverso, sporco, con stracci addosso, barba e capelli lunghi, accasciato, dimagrito, bruciato dal sole. Era andato via da signore, torna a casa da straccione. Ma è sempre il figlio. Ecco che il padre scende dal piano superiore dove si trovava, esce e gli corre incontro, lo abbraccia, lo bacia. Non si schifa abbracciare una persona così sporca perché è suo figlio. Ed ecco che chiama i servi: venite, e ordina subito: lavatelo, pulitelo, tagliategli i capelli, dategli vestiti nuovi, anzi uccidete il vitello grasso, il vitello che si teneva per le feste, e facciamo festa, perché questo figlio era morto ed è tornato alla vita, era perduto ed è stato ritrovato. Ed ecco che comincia la festa. Com'è buono questo padre!
questo padre non lo mortifica, questo padre neanche lo fa parlare, questo padre avrebbe avuto diritto di schiaffeggiarlo, ma lo abbraccia. Ecco, fratelli miei, questo padre è Dio. Questo padre ci ha creati, ci ha dato la vita per vivere accanto a Lui. La nostra vita è libera, la libertà è un grande dono, ma la libertà deve camminare insieme con la saggezza. Chi è saggio la esercita bene la libertà, chi sgancia la libertà dalla verità diventa una pecora pazza, cade nel libertinaggio. Non tutto ciò che posso fare mi è utile, ma devo fare solo ciò che mi fa bene, che fa bene agli altri. Devo fare ciò che mi fa crescere come uomo, come donna, come cristiano, come cristiana, e che rispetta l'altro. Questo è il vero modo di esercitare la libertà. Oh, quanti figli prodighi oggi, fratelli miei, tutti che sbattono la faccia, la porta, scusate, in faccia a Dio, alla Chiesa, alla famiglia, alla tradizione, ai veri valori, in nome delle cose nuove, delle cose moderne, delle ultime mode. Ed ecco allora che si cominciano vite passate al divertimento, vite senza impegni mai presi, vite che mettono a rischio vite di altri, con matrimoni che falliscono, con figli che vengono poi abbandonati a uno dei coniugi, vite che non tendono se non a guardare se stessa, al proprio ombelico, al proprio divertimento, vite senza impegni, vita senza fatica, senza sacrificio. Quanti figli prodighi oggi lavorano con la smania di arrivare il venerdì sera o il venerdì pomeriggio per potersi divertire, e lavorano come un castigo, e lo fanno a volte anche male, lo fanno in modo disonesto. Il divertimento, le donne, le feste, lo stare con gli amici, ridere, ubriacarsi, divertirsi, questa è la vita. Oggi è diventato un costume vivere così. Ma quanti danni, ma quante sofferenze a se stessi e agli altri, ma quanti guai. Il figlio prodigo non costruisce, ma divora, distrugge, annulla. Quanta gente oggi consuma senza costruire, distrugge senza edificare. Sono dei consumatori di vita che non sanno dare la vita a nessuno, neanche con un saluto, con un sorriso. Quanti consumatori di vita che guardano soltanto al proprio fisico, al proprio aspetto, al proprio denaro, alla propria carriera, al proprio tornaconto. Gli altri sono scalini sui quali salire per arrivare in alto. Ecco i figli prodighi di oggi, e tanti sono anche nel nostro paese, quel paese, come dicevo, cominciò a nascere qui. Ma il Padre, che è Dio, con infinita pazienza continua a cercarli, e continua a cercarli anche attraverso di noi, fratelli miei, noi che siamo la sua Chiesa, noi che siamo i salvati, noi che siamo coloro che hanno fatto esperienza che Dio c'è e che vivere accanto a Dio è il modo migliore. Ma attenti noi a non essere come il figlio maggiore, antipatico, senza cuore, che sta accanto al padre, che non si è mai allontanato facendo cose bruttissime, però ha un cuore sterile, non sa amare, non sa riscaldare il cuore di chi gli sta accanto. Chiacchiera,
perde tempo, crea distacco, ha timidezza, ha paura. Attenti, fratelli miei, noi che abbiamo avuto la grazia di tornare alla casa del Padre, perché forse siamo stati figli prodighi, noi che forse non ci siamo mai allontanati dalla casa del Padre perché non siamo caduti in grossi peccati o in lunghi periodi di lontananza da Dio, stiamo attenti a non fare figli maggiori che giudicano, che non sanno perdonare, che guardano dall'alto in basso, che condannano il fratello, che scoraggiano il fratello. Oh, se tutti fossimo con un cuore più caldo come quello di Gesù. Qui siamo un paio di centinaia forse. Le nostre chiese ogni domenica, fra sabato e domenica, sono frequentate da migliaia. Quanti siamo quelli nella casa del Padre che non ci siamo allontanati? Ma se fossimo tutti più santi, non convertiremmo questo paese. Se avessimo un cuore più ardente d'amore, quante anime conquisteremmo a Gesù? Attenti al complesso del figlio maggiore, fratelli miei. Possiamo averlo addosso. Possiamo diventare antipatici come quel figlio maggiore che non aveva cuore. Non peccava, ma neanche amava. Pensiamo a questo. Il problema non è evitare peccati. In inferno si può andare anche non facendo peccati, sapete? Perché uno non fa niente, non fa manco peccati, ma non sta amando. Gesù ha detto non fare, non ha ordinato non fate peccati. Ha detto ama Dio e il prossimo come te stesso. Perché chi ama poi ne fa peccati. Ma se esistesse uno in teoria che non ha fatto nessun peccato, ma non ha mai amato, andrà lo stesso all'inferno. Attenti a questo. Attenti al complesso del figlio maggiore. Lo chiediamo allo Spirito Santo nella preghiera che seguirà di convertire il nostro paese, di convertirlo sicuramente, ma di convertire anche noi affinché Dio ci possa usare, essere belle persone, essere persone di fede, essere persone umili, essere persone sagge, essere persone buone con molta semplicità e ricominciare ogni giorno, anche quando cadiamo, ricominciare per essere saggi, per essere buoni, per essere santi in ultimo. Allora questa sera preghiamo per il nostro paese, ma preghiamo anche per noi, per essere degni della chiamata di Dio. Adesso ognuno di noi può rivolgere a Dio una preghiera di lode o una preghiera di richiesta, che noi faremo nostro al solito, come io poi vi suggerirò. E ogni tre interventi faremo un canone cantato per fare nostra questa preghiera dei fratelli. Questo noi ti preghiamo. Ascolta, Signore. Questo noi ti preghiamo.
ascolta la nostra opzione. Signore, tu stasera ci hai dimostrato quanto è grande la tua bontà e la tua misericordia attraverso questo brano della tua parola, della lettura. Il figlio si sentiva protetto con l'eredità che aveva acquistato, ma poi ha visto, Signore, che solo in te c'è la salvezza e nessun altro. Tu non hai chiuso, Signore, la porta del cuore, hai chiuso solamente quella di casa. E quando l'hai visto, Signore, non hai fatto come avremmo fatto alcuni di noi, aspettando che arrivasse dentro e discutere la cosa per poterlo perdonare, ma sei andato incontro a lui e lo hai abbracciato. Diceva San Silvano del Lato: io canterò la misericordia del Signore ogni giorno, ogni momento, ogni attimo della mia vita, anche all'inferno se necessario. Perché è lì che incontrerò il Padre, incontrerò te, Signore, che mi accoglierai a braccia aperte. Allora mi metterai l'abito bianco, l'abito della purezza. Mi metterai l'anello al dito, la reintegrazione alla famiglia, la stessa famiglia che tu mi hai dato nel giorno del battesimo. Mi metterai i calzari ai piedi, perché io possa calcare le tue orme, camminare nelle tue vie. Ma quale Dio è come te, Signore, che perdona ogni peccato, diceva il profeta Michea. Quale Dio è come te che perdono ogni peccato? Così facendo, Signore, perdonando tutti i nostri peccati, aspetti il ritorno di ogni tuo figlio, Signore. Perché c'è più gioia nel cielo per un peccatore che ritorna pentito che per 99 giusti. E allora, Signore, manifesta la tua potenza e la tua misericordia non solamente in questo paese, ma in tutto il mondo, Signore, in modo che questa vanità svanisca e il cuore di ogni uomo si apre alla dolce tua presenza. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Grazie, Signore Gesù. Signore Gesù, ti voglio pregare per quanti si affidano nelle nostre preghiere. Per questo ti prego. Quelli che sono nella sofferenza a causa del terremoto,
causa delle guerre, a causa dell'odio razziale, dell'odio nelle famiglie e nella nostra società. Per tutti noi, questi nostri fratelli che hanno il cuore pieno di tristezza e di dolore, noi vogliamo pregarti. Ascolta, Signore. O Signore, purifica il cuore di tanti simili, di tanti uomini che hanno rabbia dentro, spirito di vendetta, smania di far soffrire gli altri. Mi riferisco a questi fanatici terroristi che sono anche loro creature tue, ma che hanno un cuore ideologizzato. Ma mi riferisco anche a quella violenza quotidiana che troviamo in tanti, che sono esacerbati, arrabbiati, ce l'hanno col mondo, non sanno usare il buon senso. Mi riferisco a quei nostri anche concittadini, paesani, che spesso ricorrono ad atti intimidatori, a cattive azioni, per smania di vendetta, di imporsi, di fare, di dire. Oh Signore, purifica questi cuori, dona buon senso, dona la forza di saper accettare le contrarietà, dona la capacità di dialogo, di superamento. Liberaci da quest'odio, da quest'astio, da quest'ignoranza che ci porta a volte a gesti selvaggi. Purifica il nostro cuore. Tanti del nostro paese sono cuori purificati almeno un giorno nel Santo Battesimo, persone che ti appartengono, eppure hanno completamente fatto sbiadire l'immagine tua dal loro cuore. Per questi noi ti preghiamo. Ascolta, Signore. Misericordia sul nostro paese, su ciascuno di noi, sul mondo intero. Canteremo quelle tre decine della coroncina come usiamo fare. Chi può si inginocchi, chi non può si mette in piedi. Thank you.
Adesso Gesù passerà accanto a noi, accanto alle sue pecore, per carezzarle. Ditegli a Gesù di non voler essere come quel figlio prodigo, ma di voler vivere e morire nella sua casa, nella casa che è la Chiesa, nella casa che è la sua santa volontà. Chiediamo oggi, questa sera, a Gesù per ciascuno di noi la santa perseveranza fino all'ultimo istante di vita terrena. E chiediamo, per chi ci sta a cuore, per il paese tutto, come dicevamo, il dono della conversione e del ritorno a casa, del ritorno a Dio, fine ultimo e principio di tutto e di tutti. Thank you.
dato un pane disceso dal cielo. E porta in sé ogni dolcezza. Preghiamo, Signore Gesù Cristo, il mirabile sacramento dell'Eucaristia. Ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua. Fa che adoriamo in fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi benefici e redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E adesso, da questo posto che dicevamo speciale, Gesù ci darà una benedizione speciale per noi presenti, prima di tutto, per le persone che portiamo nel nostro cuore, per tutto il paese e il mondo intero. Insieme. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, Dio e l'uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine Madre, benedetto San Giuseppe, il suo castissimo sposo, benedetto Dio e i suoi angeli e i suoi santi. E salutiamo Gesù con un bel applauso, Gesù che ritorna nel tabernacolo, dove veglia su ciascuno di noi notte e giorni. E ricordatevi quando la sera andate a letto, ricordatevi del tabernacolo, pensate in che direzione siete col tabernacolo. Ecco, imparate queste buone abitudini così dormiamo più santamente. Ecco, pensate dov'è, davanti a me, dietro di me, alla mia destra, alla mia sinistra, qui abbiamo due tabernacoli sempre, quello delle suore e quello della Chiesa Madre. Ecco. Pensate in direzione di quale tabernacolo siete e addormentatevi pensando a Lui, facendovi il segno della croce pensando a Lui, così veramente diventiamo contemplativi nell'azione, una comunità contemplativa che è sempre unita al suo Signore. Ringrazio i fratelli del rinnovamento che ieri e oggi, l'altra volta, 15 giorni fa e oggi, hanno animato questa adorazione. Ringrazio i fratelli musicisti che sono aggiunti, anzi se ci siete musicisti per le adorazioni mettetevi a disposizione, parlatene con me, perché è bello che questo dono della musica che il paese ha lo offra a colui che lo concede a tanti, perché ogni bene da Dio viene. Prossimo momento di adorazione sarà il 5 di settembre, saremo nelle vicinanze del cimitero,
mi sfugge il nome della via. Via Guttuso, via Guttuso, dice Gattuso, Guttuso, via Guttuso, Fuochino, Fuochino, e via Guttuso, che è la via quella dei pittori. Ci troveremo lì, animeranno i giovani alla parrocchia, però chi suona e anche i fratelli del coro non vi sentite, diciamo, messi da parte, venite lo stesso, facciamo dirigere a loro anche per impegnarli, perché è giusto che i giovani abbiano qualcosa da fare per impegnarsi, bisogna dargli attività ai giovani, se no si stancano. Vi do appuntamento quindi il 5 settembre e poi il 12 c'è una novità simpatica, torneremo in piazza Madre Teresa, non per fare adorazione questa volta, ma faremo un concerto di evangelizzazione. C'è un gruppo di fratelli nostri che vengono da Villabate, che si sono inventati loro un concerto per evangelizzare. Sono dei ragazzi che suonano, che fanno parte di gruppo, di gruppi ecclesiali, e hanno inventato questa forma simpatica. E mi è piaciuta questa idea, quindi dico senz'altro, venite. Vogliono fare tutto gratuitamente per la gloria di Dio. È bello che ci siano fratelli nostri che in questo mondo che brucia lontano da Dio si inventino modalità. Quindi il 12 settembre ci rivedremo di nuovo, quindi quest'estate ci stiamo vedendo, grazie a Dio, ogni 15 giorni, poi il 12 coincide col triduo del Santissimo Crocifisso, quindi un motivo in più. Bene, allora ci vediamo come adorazione esterna il 5, poi per il concerto il 12. Buonanotte a tutti e nel nome del Signore. Andate in pace. E Cristo regni. E tua Maria.